persone avessero tutto un tragitto coperto, rispettoso della dignità di questi. Questo è un sentimento moderno. 100 anni di storia dell'opera Donuva, dalla Casa Divina Provvidenza a Universo Salute. È il libro scritto dal dottor Tommaso Fontana e presentato allo Sporting di Bisceglie nell'ambito della 3ª edizione della rassegna Lettura e Arte. A dialogare con l'autore è stato Valerio Bersito, alla presenza delle suore della Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza e del presidente del club Antonio Bersito. Opera Donuva che ha visto la luce grazie al suo fondatore Don Pasquale Uva, uomo carismatico e dotato di profonda fede. Io la chiamo ormai l'opera Donuva, perché Donuva, fondatore, uomo di grande cultura, di grande apertura mentale. Lui è passato come uomo della carità, sì, certamente, ma è stato un uomo di scienze, un uomo aperto al mondo, alla novità, all'innovazione, al futuro. E ha lasciato un'opera grandiosa. È chiaro che 100 anni possono esserci degli alti e bassi, il tempo logora certe situazioni. Però prosegue e porta in avanti i principi migliori, quelli che ancora oggi vivono nella opera Donuva attraverso una trasformazione che si è verificata nel corso dei decenni. Il libro parla della storia, tutta la casa viene dell'opera Donuva, si parla di tutto, tutti i periodi in cui si è caratterizzato il cambiamento, fino agli anni 60 ancora arroccata più o meno sul principio di Donuva. E poi il concetto di trasformazione della stessa opera attraverso un rinnovamento generale dei servizi, delle offerte. Tutto questo fino purtroppo all'esito dell'opera, almeno della Casa Divina Provvidenza, e poi la rinnovata attività con l'opera attuale, l'opera Donuva riconfermata in Universo Salute. A stare vicino agli ammalati e a confortarli ci sono le suore della Divina Provvidenza. È un ruolo, un servizio prettamente spirituale e di accompagnamento agli ammalati che necessitano di appoggio, di incoraggiamento, e soprattutto a livello spirituale, di conforto. E si porta la comunione, i sacramenti, si avvicinano con una parola buona. Quindi il nostro ruolo è prettamente di accompagnamento spirituale. Quindi cominciando dal livello umano, che ha bisogno di un bicchiere d'acqua l'ammalato, ha bisogno di essere accompagnata sotto il braccio, per la mano e da qualcosa, e poi si arriva, quando liberamente diciamo, si arriva all'aspetto spirituale profondo, che in fondo diciamo, ci sono pazienti che necessitano di questo, perché si avvicinano alla morte, si avvicinano, vedono la vecchiaia che avanza, e quindi hanno bisogno di momenti di gioia e di allegria.